Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché? E mi pare che le opzioni siano perché non ce n'è bisogno effettivamente nella guerra in questo momento, oppure perché sarebbe un segnale di escalation che vogliamo evitare, oppure perché non possiamo permettercelo in questo caso, perché di jet non ne abbiamo poi tanti noi italiani? Qual è la risposta esatta? Tutto questo, nel senso che è chiaro che la fornitura di velivoli da combattimento è un nuovo scalino di questa scala. È altrettanto chiaro che le dotazioni che oggi abbiamo in Italia sono quelle indispensabili per le nostre esigenze operative, per le nostre esigenze della difesa. Noi già contribuiamo in modo, direi, molto intenso a quello che sta accadendo nell'est, rinforzando la difesa aerea di quelle aree con l'invio periodico di nostri velivoli, di nostri piloti. Troppo intenso? Come? Lei ha detto intenso, troppo intenso, ma non rispetto alla volontà politica, rispetto a quanto potremmo permetterci, oppure no? No, rispetto a quello che possiamo fare. Insomma, noi abbiamo una capacità operativa che dal punto di vista qualitativo è forse una delle migliori in tutto il campo occidentale. Dal punto di vista quantitativo siamo ai limiti di quello che possiamo fare, e quindi ridurre ancora numericamente per cedere questi mezzi all'Ucraina sarebbe un errore sicuramente, e non ce lo possiamo permettere. Vi voglio leggere alcuni dettagli che arrivano della visita di Biden con Zelensky. Zelensky, è il briefing che Jack Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale, sta avendo con alcuni giornalisti. Nella conversazione hanno parlato dettagliatamente delle necessità per il campo di battaglia, per garantire il successo dell'Ucraina, ma ha detto che quanto all'invio di caccia F-16 a Kiev, al momento non ci sono dettagli da annunciare. E mi riaggancio a quanto ha detto Sullivan, ci aveva anticipato già il generale Camporini, che ha lunga conoscenza.